vaso di espansione chiuso. Vediamo gli elementi che costituiscono un vaso chiuso. Valvola di gonfiaggio, aria V1, membrana, acqua V2, connessione all'impianto. Il volume totale del vaso è V1 più V2. La capacità del vaso di espansione chiuso deve essere un 4-6% del volume totale di acqua nell'impianto. Sulla tubazione di collegamento non devono essere inseriti organi di intercettazione né praticate diminuzioni di sezione. I vasi di espansione, le tubazioni di collegamento, i tubi di sfiato e di scarico devono essere protetti dal gelo ove tale fenomeno possa verificarsi. La soluzione adottata a tal fine deve essere descritta nel progetto. Avvertenze. Verificare che la precarica del vaso di espansione sia ad una pressione di 1,5 bar. Gli impianti con vaso di espansione chiuso per apparecchiature a caricamento automatico, termoprodotti e pellet, devono essere provvisti di valvola di sicurezza con pressione di taratura 3 bar, termostato di comando del circolatore, termostato di attivazione dell'allarme acustico, indicatore di temperatura, indicatore di pressione, interruttore termico automatico di regolazione, interruttore termico automatico di blocco, termostato di blocco, sistema di circolazione, sistema di espansione. L'impianto chiuso per apparecchi a caricamento manuale, ligna e automatico manuale devono essere provvisti di valvola di sicurezza con pressione di taratura 3 bar, uno scambiatore di calore di sicurezza DSA a scarico aperto, visibile, predisposto dal fabbricante dell'apparecchio, il cui primario è immerso nel corpo caldaia e alimentato su secondario da acqua fredda a perdere. Il flusso dell'acqua di raffreddamento deve essere attivato da una valvola autoazionata tale da garantire che non venga superata la temperatura limite imposta dalla norma. Il collegamento tra il gruppo di alimentazione e la valvola deve essere privo di intercettazioni. L'intercettazione è consentita se la valvola viene azionata da uno specifico utensile. La pressione a monte del circuito di raffreddamento deve essere di almeno 1,5 bar. Lo scambiatore di calore non può essere impiegato per usi alternativi a quello di sicurezza previsto. Vaso di espansione chiuso. Termostato di comando del circolatore. Termostato di attivazione dell'allarme acustico. Allarme acustico. Indicatore di temperatura. Indicatore di pressione. Sistema di circolazione. Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza, quelli mancanti possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro una distanza dalla macchina non maggiore di un metro. I sensori di sicurezza della temperatura devono essere installati a bordo macchina nella posizione indicata dal fabbricante nel manuale di installazione. Ai fini della realizzazione di un impianto a vaso di espansione chiuso, non è ammesso l'adeguamento di un apparecchio privo delle caratteristiche sopra elencate mediante dispositivi esterni all'apparecchio stesso e non previsti dal fabbricante. La valvola autoazionata che attiva il flusso dell'acqua di raffreddamento dello scambiatore di calore di sicurezza può non essere montata direttamente dal fabbricante sull'apparecchio. Le caratteristiche di tale valvola devono comunque essere riportate nel manuale di installazione e manutenzione dell'apparecchio e l'installatore deve seguire le indicazioni riportate dal costruttore del generatore di calore.